Ciao a tutti, sono Chiara, secondo anno, e vi spiegherò le prime 11 di logica. Allora, non va? Aspetta. Ok, il primo è un testo e la domanda chiede quale di queste affermazioni indebolirebbe le convinzioni dei clinici. Quindi dobbiamo individuare la risposta che indebolisce la tesi. La risposta corretta è la C. La cistatina C, quando impiegata in trial clinici pediatrici, ha ridotto i falsi positivi del 17%. Ci sono dubbi? Sì? Chiedetemi? No, vi spiego. Allora, praticamente, perché la C? Perché, se guardiamo nel testo, dice: tuttavia, nella pratica clinica, la cistatina C risulta essere poco utilizzata dai clinici, in quanto più dispendiosa e soggetta a fattori confondenti. Però perché è la risposta corretta la C? Perché se noi diciamo che riduce i falsi positivi, di fatto indeboliamo il fatto che è più esatta. Aspettate. Allora. La cistatina C, per livelli parafisiologici di GFR, risulta nettamente più esatta della creatinina. Se noi però diciamo, indeboliamo la tesi dicendo che ha ridotto di poco, di fatto indeboliamo la tesi che invece è più specifica e quindi indeboliamo le convinzioni dei clinici. Spero di essere stata allora, chiara. Scusa Chiara un attimo. Se il testo ci dice che i clinici sono cioè non usano la cistatina C perché dicono che è troppo costosa ed è soggetta a fattori confondenti, nel momento in cui noi diciamo che invece la cistatina C riduce i falsi positivi, quindi che sarebbe un buon marker, noi indeboliamo le convinzioni dei clinici. È molto semplice, ok? Comunque, se ci sono altri dubbi, venite pure dopo la correzione. Intanto andiamo avanti. Ok. La 2. Qui invece ci chiede la supposizione implicita su cui si basa il brano. Quindi praticamente la condizione della tesi. Quindi la risposta corretta è la B. SMO ha la funzione di inattivare le chinasi e proteasi coinvolte nel processamento di GLI. Perché praticamente quando... non c'è segnale, silenzio per favore. Quando non c'è segnale, la proteasi e la chinasi inattivano GLI. Quando c'è la mutazione di SMO, non c'è l'inibizione di SMO e quindi c'è un'attivazione incontrollata di GLI. E quindi cosa fa SMO? Inattiva PK, scusate, proteasi e chinasi. Ci siamo? Ok. Domanda 3. Questa domanda invece ci chiede quale tra le seguenti affermazioni, se considerata vera, rafforza l'argomentazione del brano. La risposta è la E. I processi cognitivi legati alla memoria sono osteggiati da stress, spesso causato da continui spostamenti, proprio perché il brano ci dice che i continui spostamenti, i continui cambiamenti potrebbero ridurre l'attenzione e la concentrazione, quindi favorire lo stress e quindi di fatto danneggiare lo studio e la memorizzazione. Silenzio, per favore. Ok. La 4, invece, non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Seneca. Ok. Passiamo invece alla 5. 8 artisti vogliono sedersi a un tavolo di forma ottagonale, qui c'è un errore nella slide, ma non sanno decidersi su come disporsi per organizzare una tranquilla gita in barca senza doversi insultare. Quindi noi, per correggere questa domanda, iniziamo a disegnare un ottagono. E quindi cosa facciamo? I due pittori vogliono essere seduti ortogonali, quindi significa che tra i due posti ci deve essere un angolo retto e quindi iniziamo a posizionarli. Lo scultore invece
si trova bene con le spatole del pittore accanto e quindi lo mettiamo accanto al pittore con le spatole. L'attore invece ci dice il testo che insiste con lo scultore e si abbandona languidamente sulla sedia di rimpetto a questi e quindi significa dalla parte opposta. Infine ci dice i due chitarristi sono inseparabili perché parlano sempre e quindi si mettono vicini. Alla fine ci viene chiesto dove potrà sedersi il poeta sapendo che il drammaturgo deve assolutamente scrivere l'ultimo atto e per farlo deve vedere da vicino i quadri degli amici? Noi abbiamo posizionato tutti e quindi la risposta è il poeta si siede necessariamente di rimpetto a uno dei pittori. Quindi vedete, con un disegno viene tutto molto più semplice, anche se la domanda è lunga. Sì, aspetta, come si fa a tornare indietro? Arrivo. Ok. Avanti. Ok, serie numerica, in questo caso il principio era i due precedenti danno il successivo e quindi 24 più 15, 39. Ok, i 351 cuochi che partecipano a una gara di cucina devono essere divisi in 6 squadre. Non ci possono essere due squadre che hanno lo stesso numero di cuochi e ciascuna squadra deve almeno avere 15 cuochi. Qual è il numero massimo di cuochi che possono far parte della terza squadra più numerosa tra le 6 composte? Allora, io vi consiglio, quando ci sono questi tipi di esercizi numerici così, di sottolineare diciamo, le parole importanti. Quindi ci dice che due squadre non possono avere lo stesso numero e ciascuna squadra deve avere almeno 15 cuochi, quindi ogni squadra aveva almeno 15 persone. La domanda invece ci chiede non la più numerosa, ma la terza più numerosa. E quindi noi come risolviamo questo esercizio? Alla sesta squadra, quindi quella meno numerosa, diamo solo 15 cuochi. Alla quinta, la quinta più numerosa, diamo 15 più 1. Alla quarta più numerosa, 15 più 2. E quindi alla fine avremo 48 cuochi minimo delle ultime 3 squadre per numerosità. E quindi poi cosa facciamo? 351 meno 48 meno 45. Questi 45 sono 15 della terza squadra più numerosa, 15 della seconda e 15 della prima. E quindi cosa faremo per calcolare le ultime 3 squadre? Faremo 351 meno 48 meno 45 258. Questi 258 vanno appunto divisi per le ultime 3 squadre e faremo quindi 15 più 85, 100, la terza squadra, la seconda è sempre 15 più 86, 101 e la prima 15 più 87 più 102. Quindi la domanda era la terza squadra più numerosa e quindi la risposta è 100. Scusate, non c'è la slide. Se avete dubbi. La ripeto? Ok, allora. Questa domanda è un po' trabocchetto, ma ce la possiamo fare. Allora, il testo ci dice chiaramente che ci devono essere almeno 15 cuochi a squadra. E quindi, cosa succede? Io do direttamente 15, 15, 15, 15 e 15 a tutte e 6 le squadre. Se mi dice almeno, vuol dire che la sesta squadra per numerosità, quindi la meno numerosa, può avere anche solo 15 cuochi. E quindi la sesta squadra ha 15 cuochi. La quinta, per numerosità, quindi io vado in ordine, scusate, decrescente, dal meno numeroso al più numeroso. La quinta squadra è 15 più 1, perché è sempre almeno 15 più 1, 16. La quarta è sempre 15 più 2, perché deve essere più numerosa della quinta, perché mi dice il testo
non ci possono essere due squadre che hanno lo stesso numero e quindi ogni volta la numerosità deve essere diversa. Si passa quindi a fare il conteggio delle ultime tre squadre. 15 più 16 più 17 mi dà 48. Io vado a sottrarre questo 48 a 351, che è il numero totale. Sottraggo a 351 anche 45. Perché? Perché devo sempre dare alle tre squadre 15, 15 e 15. Quindi 351 meno i 48 delle tre squadre meno 45 mi dà 258. Questi 258 vanno smistati nelle tre squadre più numerose. Quindi la terza squadra per numerosità è 15 più 85, 100. La seconda è 15 più 86, 101. E la prima per numerosità, 15 più 87, 102. Ok. Il testo però non mi chiede la più numerosa, mi chiede la terza più numerosa. E quindi è quella da 100 persone. Ci sono altri dubbi? Una domanda lassù? La D? Perché la D è la più numerosa, invece il testo ti chiede la terza più numerosa. Quindi, quando tu hai finito i conti, ti viene che la più numerosa è 102, però il testo ti chiede la terza. E quindi la prima è 102, la seconda è 101, la terza 100. Se hai ancora dubbi, poi vieni pure qui dopo. Scusate, non c'è la slide. 8. Rettitudine. Opulenza, sobrietà, rettitudine, disonestà, contrari. Ok. Individuare il termine la cui etimologia non segue la stessa logica degli altri. Panneggiamento. Tutti gli altri avevano, diciamo, erano legati dal fatto di pan, che significa tutto in greco, quindi panacea, tutte le, guarisce ogni malattia, panoplia, insieme delle armi, pancraziaste, l'atleta del pancrazio, che è uno sport che unisce varie discipline di lotta, e panmieloftisi, che è una malattia della linea cellulare mieloide. Tutte le cellule della linea. Un gioco alle seguenti regole: se un numero è divisibile per 5 vale 4 punti, se è divisibile per 8 vale 3 punti. In base a tali regole, quale dei seguenti numeri vale di più? Oddio, scusate. 80. Qui bastava fare i conti oppure individuare che 80 è l'unico divisibile per 5, quindi tendenzialmente vale di più. La 11. Indicare la coppia di termini che completa adeguatamente la seguente proporzione: cellulosa, carta, marmo, scultura. Materiale, oggetto. Vi lascio a Lorenzo. Ok, passiamo alla 12. La 12 è uno di quei testi che hanno inserito, diciamo, quest'anno nella nuova tipologia di domande di logica, che sono apparentemente più semplici di quelle che c'erano gli anni prima, però la difficoltà del test la fa la preparazione di quelli che partecipano, non la difficoltà delle domande, quindi non cambia niente che le domande siano facili o difficili, perché ovviamente sono per tutti. Allora, qui ci chiede selezionare la risposta che riassume il brano, il messaggio principale del brano. In questo caso bisogna sempre scegliere fra le opzioni quella che è più corretta, cioè capita spesso che ci siano varie opzioni che possono starci, però ce n'è sempre una che riassume esattamente il messaggio principale del brano, in questo caso è la C. Ok? Ce ne sono alcune come per esempio la A, che non ci sta né in cielo né in terra, che insomma è una cosa
messa lì un po' a caso, e altre che potrebbero starci, come per esempio la D, che è una serie di altri casi eclatanti riguardanti l'eutanasia, sì, ne parla all'inizio, ma comunque non è il messaggio principale, oppure la E, che in effetti sì, c'è bisogno di una legge decisa, ma intanto nel testo non parla di paesi europei, cioè non ci cita il fatto che negli altri paesi europei ce ne sia, ma parla principalmente di appunto del silenzio, che è quello che ci dice l'opzione C. Ok, andiamo avanti. Allora, questo tipo di domande, come la 13, sono semplicemente conti. Quindi allenatevi a fare conti in colonna, perché mi raccomando, non avete la calcolatrice al test. Non saranno mai complicatissimi, però capita divisioni a 2-3 cifre o con la virgola, insomma, non complicati, però cioè, riprendeteci un attimo la mano. Qui c'è solo da calcolare il furgoncino, quanto costa, quindi si moltiplica 5.350 per 1,5, poi si sommano i due prezzi e si toglie il 17,5% al prezzo dell'auto. In questo caso, allora, abbiamo anche uno slide, mi pare, sì. Siccome vedete che le opzioni non sono dei numeri tutti vicini fra di loro, questo significa che vi potete approssimare un po'. Per esempio, moltiplicare per 17,5 è ovviamente più difficile che moltiplicare per 17. Quindi, siccome non vedete che ci sono, per esempio, A dice 8.961,25, siccome non c'è un 8.962, potete semplicemente moltiplicare per 17 e poi vedete qual è l'opzione che vi viene più vicina. In questo caso è la C di nuovo. Ok? Solo conti qua, niente di particolare. Ok, qua invece sono quelle domande che servono invece per farvi perdere tempo. Cioè, volendo anche i conti, vi servono per farvi perdere tempo, però diciamo che se siete un po' più bravi non lo perdete. In questo caso, se voi vedete che ci state perdendo troppo tempo, di solito avete 1-2 minuti a domanda, magari per logica un po' di più, perché ovviamente biologia, se la sapete, ci mettete un secondo a rispondere. Se vedete che perdete troppo tempo, lasciatela stare, perché, come vi diciamo sempre, il tempo è il vostro peggior nemico al test. È successo di un sacco di persone che conosco che sono arrivati alla fine, che magari o non avevano compilato il foglio di risposte o che si erano persi anni su logica o su qualcos'altro, su matematica, e non erano riusciti a rispondere al resto. Quindi fate tante simulazioni col cronometro per vedere quanto ci mettete le varie parti, le varie domande, in modo da avere un po' più di dimestichezza. In questo caso abbiamo la slide. Allora, vi fate la lista con i nomi, che me li metto in ordine, e poi in base a quello che vi dice il testo escludete. Qui per uscire insieme si intende conoscere, non uscire insieme nel senso di frequentarsi amorevolmente. Quindi si cavano via gli ultimi tre, poi cos'è? Si sa che fra i primi sei ne conosce quattro, di cui due fra i primi tre, vi abbiamo messo anche i colori, che no, si cava via Isacco, si cava via Ignazio, e quindi in sostanza vi viene fuori la risposta, che era di nuovo ancora la C. Ok? L'importante è che abbiate capito la risoluzione, quindi vi fate uno schemino con l'elenco dei nomi e poi mano a mano, leggendo il testo, vi segnate accanto. Ok? Lì avete spazio, perché ovviamente sul foglio che vi danno loro al test, silenzio un attimo, sul foglio potete scrivere quello che volete, potete anche insultare il ministero, chiunque, e sul foglio risposte non potete scrivere niente. Ok, quindi ancora C. Ci sono dubbi? C'è scritto, ma in sostanza non ti cambia niente, cioè è un dato che non ti serve. Sì, esatto. Allora, qui un altro brano,
di nuovo vi chiede qual è totalmente sostenuta dal brano precedente, quindi ancora una volta dovete capire qual è delle opzioni quella che è completamente sostenuta. Quindi cosa ci dice? Che i vegetariani hanno meno probabilità di soffrire di patologie cardiache e cardiovascolari rispetto a chi mangia carne, però ci sono dei dubbi a riguardo sulla dieta vegetariana per quanto riguarda le proteine che si assumono, però ancora è stato dimostrato che selezionando attentamente i cibi anche i vegetariani possono soddisfare i loro fabbisogni proteici. Quindi qual è quella totalmente sostenuta dal brano precedente? La B. Quindi può essere più salutare rispetto alla dieta, la dieta tradizionale. Mi raccomando, anche in questo caso, una cosa che vi può essere utile è che le opzioni non sono quasi mai dei dati di fatto, delle affermazioni perentorie. Cioè, se fosse stato scritto il cibo vegetariano è sempre più salutare rispetto alla dieta tradizionale, potevate già scartarla quella lì come opzione, perché non è quasi mai un'affermazione perentoria, appunto. Ok? Quindi questa è una cosa che può essere utile per i testi, che sono sempre incasinati perché c'è sempre qualche ambiguità. C'è qualche dubbio? No? Ok, comunque come vi ha detto Chiara, se avete dopo delle domande alla fine o quando ve le andate, siamo qui sotto, ci trovate qui in giro. Allora, qui sono di nuovo calcoli, quindi sempre la solita storia di allenarsi con le operazioni in colonna. Allora, qui prima si... Abbiamo la slide, sì. Prima si calcola quanto si spende a ciascun supermercato. Poi si fa la differenza fra quella più costosa, che è il Vespar, e la meno costosa, che è il Lidl. Si ottiene 2,05 e si divide per 0,21, che è il costo delle Gol e Andorra. E quindi si ottiene 9,76, siccome ovviamente non si può comprare 0,76 Goliador, la risposta giusta è di 9. Ok? Non si poteva arrotondare in questo caso. Allora, questa era abbastanza complicata, quindi se l'avete fatta sbagliata non preoccupatevi. Allora, cosa bisognava fare? Una serie numerica in cui bisognava aggiungere al numero la serie di numeri primi in ordine crescente. Quindi N1 è 1, per ottenere N2 aggiungo 2, che è il primo numero primo, N3 aggiungo 3 al numero precedente, e poi mano a mano aggiungo 5, poi 7, poi 11. Quindi la risposta giusta era 18. Ok? Era un po' stronzetta questa. Allora, praticamente tu hai i numeri primi, ti metti i numeri primi in ordine crescente. Quindi 2, 3, 5, 7, avanti così. E aggiungi mano a mano il numero primo a il numero della serie. Quindi il primo numero, qui vedi, è 1. Il primo numero primo è 2, quindi 1 più 2 è uguale a 3. Ottieni il secondo numero, 3. Ci devi aggiungere il secondo numero primo, quindi che è di nuovo 3. Quindi 3 più 3 fa 6. Il terzo numero primo è 5, quindi è 6. Perché? Ah, come si fa indietro? Precedente. No, non funziona. Vabbè, ok, capito? Perfetto. Se volete, sì, dimmi. Aspetta un attimo che torno. Sì. 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 Consideravo il 2 e il 3, che sono le due differenze, i due numeri, aggiungevo 1 e ottenevo il 6 e il 7. La terza differenza era 5, facciamo 5 più 3 più 2 che mi dava 10, aggiungevo 1 e ottenevo 1,
È un ragionamento che ci può stare. Complimenti. Non pensavo si potesse fare più astrusa di quello che era, però ci sei riuscito, quindi se il ragionamento funziona hai ragione, quindi non è... Sì, non sono sicuro di aver capito bene cosa hai detto, però mi sembra che funzioni, dai. Cioè, l'importante è capire che ci sia un nesso logico fra i numeri, poi insomma, anche se sbagliate una domanda così, o se sbagliate, o comunque se la soluzione vostra è diversa da questo, non, di certo non perdete punti al test che vi interessa, che è quello di settembre. Ok, quindi... Okay, qui si parla di logica verbale invece, sono delle proposizioni in cui se si dividono le proposizioni, di solito si associa ad ogni proposizione una lettera, qui vi abbiamo messo anche i colori per aiutarvi, e, chiamiamo Alessandro in via la pagella A, verrà promosso, quindi se A allora B. Poi chiamiamo C, Nicolò va a scuola tutti i giorni, e D farà i soldi, quindi se C allora D, sappiamo che si può verificare o A o C, quindi o succede B o succede D, quindi la risposta giusta è la D. Ok? Quindi in questo caso, dove ci sono le proposizioni, il nostro consiglio è quello di assegnare alla proposizione una lettera e farvi uno schemino, quindi se succede A... B oppure non A, B, insomma sono tutte combinazioni di questo tipo, di solito non sono particolarmente complicate, però facendole così si risparmia tempo ed è anche più facile arrivare alla risposta giusta. Ok? Silenzio un attimo che abbiamo quasi finito. Allora, anche qua erano un po' di conti. Ci sono questi quattro corsi in cui è divisa medicina, Med 1, Med 2, Med 3 e Med 4, che si sfidano ai tornei e mettono in palio per ciascun torneo un po' di soldi. Qui in questo caso, almeno secondo noi, la cosa migliore era fare una tabellina. Ok? Quindi vi fate la tabellina così, oppure una tabellina dopo entrata in cui mettete Med 1, Med 2, Med 3, Med 4 e poi ciascun torneo. E poi vi fate i conti delle possibilità. No, non c'è molto da spiegare, insomma. Fate un po' di addizioni. Vi viene fuori che Med 1 e Med 2, siccome sappiamo che perdono sempre, perderanno sempre 1000 euro ciascuna. Mentre Med 3 e Med 4, a seconda dei tornei che vincono, possono vincere ciascuno o i primi due, o il primo e il terzo, o il primo e il quarto, oppure il terzo e il quarto, possono vincere una serie di soldi... di numeri, di euro insomma, ma l'unica opzione è che Med 3 non si può verificare, è che Med 3 guadagni 900 euro. Ok? Vi risulta? Sì? Perfetto. Anche qui logica verbale, qui si parla di doppie negazioni e in questo caso il consiglio che vi diamo è di individuare qual è la doppia negazione e trasformarla in un'affermazione, così la frase viene molto più facile. Quindi con questa affermazione respingo l'infondatezza della teoria secondo cui non è vera l'improbabilità che il Vesuvio erutti, respingo l'infondatezza diventa io sostengo questa teoria, e non è vera l'improbabilità significa che è probabile. Quindi in sostanza vuol dire che con questa affermazione io sostengo che è probabile che il Vesuvio erutti. Quindi la risposta giusta è... Ok. Va bene, velocemente cultura generale, qui o le sapete o non le sapete, se non le sapete saltatelo, oppure al massimo se siete indecise fra due potete sparare, ma comunque tenetevela alla fine e fatevi un conto di come è andato in generale il test prima di sparare. A quale stato appartiene Gibilterra? Qual è? Inghilterra, bravo. Questa qua non la sapevo, io non l'avrei messa.
chi fra i seguenti ha scritto il misogallo era Vittorio Alfieri. Mai sentito in vita mia il misogallo. Passiamo a biologia. Vi ringrazio. Ciao ragazzi, sono Matteo del primo anno, correggiamo biologia adesso, va bene? Com'è andata? È difficile? Era difficile? Qualcuno l'ha trovata facile? Alzi la mano. Nessuno? Bene, bene. Questo giusto per darvi un'indicazione generale, se è difficile per voi, lo è per tutti, ok? Quindi tranquilli se l'avete trovata difficile. Domanda 23 chiedeva... No, questo è il destro. Successiva. Quale di queste regioni del cromosoma è completamente non codificante? Il braccio maggiore e il braccio minore, che sembrano cose così prese chissà dove, in realtà non sono altro che le due zone che stanno a destra e a sinistra del centromero, sopra e sotto. Quindi sì, è proprio quella la regione codificante. Il centromero invece è il punto di attacco del cinetocore durante la mitosi e presenta delle sequenze specifiche che sono ripetute e comunque non è una regione codificante. Quindi la risposta è, appunto qua vi fa vedere le due zone, il braccio maggiore e il braccio minore, qua sono poco distinguibili, e appunto il centromero è questo, non è una regione codificante in linea di massima, quindi appunto la risposta è la B. La domanda 23 è sui procarioti, appunto stiamo parlando del dominio dei batteri e degli archea, giusto per individuare dove siamo. Sapete che presentano un cromosoma unico, circolare, che è quello principale. Non presenta istoni. Gli istoni sapete che sono quelle proteine che servono per l'avvolgimento della cromatina in cromosomi. Non presentano organelli membranosi, quindi non presentano ad esempio mitocondri, quindi già la possiamo escludere. Non presentano un nucleo, neanche un nucleolo. Il nucleolo è tipico degli eucarioti ed è una zona del nucleo. Presentano però un nucleoide, che è la zona non definita da membrana in cui è contenuto questo cromosoma circolare. Presentano introni, ma non li presentano, quindi quindi presentano sempre introni? No, non necessariamente. Questo ci conduce alla... Vabbè, qua vi fa vedere appunto la risposta D. Possono presentare DNA extracromosomico. Un esempio tipico del DNA extracromosomico, ve lo indica qua, è appunto il plasmide. È un sistema che i batteri hanno sviluppato per scambiarsi un po' di materiale genetico. Sapete che la loro divisione cellulare non prevede, come negli eucarioti, appunto il rimescolamento dei cromosomi proveniente dal padre e dalla madre, e quindi questo è il loro metodo migliore che hanno trovato al momento. Ci siamo? Quindi la risposta è la D. Cos'è la lionizzazione? Il termine può trarre in inganno. Vi dico subito, è l'inattivazione del cromosoma X nelle femmine, negli individui di sesso femminile. La ionizzazione deriva dalla ricercatrice Lyon, in realtà viene chiamato anche appunto inattivazione del cromosoma X. Questo è fatto ad opera di particolari RNA che sono trascritti da particolari geni che sono appunto contenuti su uno dei due cromosomi X. Perché succede? Perché essendo codificanti per gli stessi geni, ma il cromosoma X codifica per geni diversi dal cromosoma Y, è come se la donna avesse poi il doppio dei geni per gli stessi codificanti per le stesse proteine rispetto all'uomo. Quindi questo non potrebbe andare bene. Appunto, uno dei due viene inattivato. Lo chiamiamo a volte corpo di Barr, forse l'avete sentito di più. È individuabile in alcune cellule del sangue. Appunto, l'inattivazione della X che avviene negli individui di sesso femminile. È modo per individuare se un individuo è anche femmina o maschio, appunto.
quale affermazione riguardo i ribosomi è errata? Allora, intanto partiamo dalla la B. Sì, la B è corretta. Questa è difficile ricordarsi tutte le proteine, tutti gli rRNA a memoria, quindi lasciatela magari per ultima, escludetela. Sono coinvolti nella sintesi proteica, vabbè, questo lo sappiamo, si spera. Più ribosomi possono associarsi allo stesso mRNA. Sì, si crea il cosiddetto polisoma, cioè lo stesso mRNA è trascritto contemporaneamente da diversi ribosomi. E poi c'era la E e la A, vero che sembravano simili, no? La E cosa dice? Le subunità ribosomiali vengono assemblate nel nucleo, cioè la singola subunità è assemblata dalle proteine e dagli rRNA nel nucleo. Questa è vera. Quella falsa, invece, quella che vi chiedeva appunto il quesito, è la A. La subunità maggiore e la subunità minore vengono esportate dal nucleo al citosol, dove il citoplasma, dove avviene appunto la trascrizione, no scusate, la traduzione, come subunità singole, separate. Poi si assembleranno sul mRNA una volta che sono nel citoplasma. Attenzione al gioco di parole che appunto vi metteva associano e assemblano. Ok, quindi la risposta in conclusione, cosa ho fatto? Ah, ero rimasto indietro, ah no. Appunto si assemblano le due subunità e la risposta è la A. La 27, questa è un po' specifica, però riguardava il potenziale d'azione che è anche oggetto del test d'ammissione. Allora, intanto facciamo una breve carrellata. La pompa Serca è una pompa specifica, è una calcio ATP dipendente, usata nel reticolo sarcoplasmatico per introdurre calcio, appunto ad esempio è molto presente nei muscoli, appunto nel reticolo sarcoplasmatico tipico del nucleo, ATP dipendente. Non c'entra con, cioè c'entra fino a un certo punto, ma non è quella che è la prima ad aprirsi nel potenziale d'azione. La pompa di tipo V inversa, allora la pompa di tipo V è una pompa che sfrutta ATP, cioè idrolizza ATP, per spingere contro il gradiente protoni H+. Cosa vi ricorda? L'ATP sintetasi, forse adesso. L'ATP sintetasi è appunto una pompa di tipo V inversa, cioè fa il contrario, sfrutta il gradiente degli H+, per sintetizzare ATP. Non c'entra quindi col potenziale d'azione. La pompa sodio-potassio è implicata nel potenziale di membrana, sapete che esporta tre ioni sodio e importa dentro due potassio, appunto anche questa è una ATP dipendente con attività tipasica. Mantiene il potenziale di membrana, ma non è la prima ad originare assolutamente il potenziale. La prima, per farla breve, che genera il potenziale d'azione, che si apre, scusate, è la pompa sodio-voltaggio dipendente. La pompa sodio si apre prima e quindi il sodio entra, la pompa potassio si apre dopo, il sodio esce e questo genera il potenziale d'azione. Ok? Poi ci sarà la pompa tra le altre, appunto, la sodio-potassio ATP dipendente, che ristabilirà il potenziale d'azione. Va bene? È un po' complesso, comunque questa, appunto, se vedete lo schema, qua dove si genera il potenziale d'azione, dove c'è lo stimolo, i canali sodio iniziano ad aprirsi e poi a seguire. L'eterocromatina. La cromatina sapete che è il cosiddetto, sono i cromosomi decondensati, quello che troviamo generalmente nella cellula, a meno che non sia in fase di mitosi o di meiosi. Andrà a costituire i cromosomi durante la mitosi o la meiosi, sì. Appunto la cromatina quando si superavvolge, oltre ad essere compattata ad eterocromatina, appunto si avvolge nei cromosomi. La cromatina la dividiamo in eucromatina ed eterocromatina. L'eucromatina è un po' meno condensata e appunto permette l'attività trascrizionale. La eterocromatina è più condensata e non permette l'attività trascrizionale. L'eterocromatina però può essere trascritta in mRNA, non nel momento in cui è eterocromatina, ma nel momento in cui diventa eucromatina. Attenzione al può.
Nel momento in cui si osserva, la cellula è sempre in fase di non trascrizione. Perché vi ho fatto l'appunto a inizio simulazione? Perché ho detto, nel momento in cui osserviamo l'eterocromatina, la cellula può essere in una qualsiasi fase che non ci compete, ok? Cioè non ci compete, non c'è dato saperlo, ma nel momento in cui noi osserviamo quell'eterocromatina, quel segmento di DNA, di DNA, non è in fase di trascrizione, appunto per definizione. Si trova all'interno di una membrana fosfolipidica doppia, a doppio strato, che è appunto il nucleo, ok? Quindi la risposta, concludendo, qua vi fa vedere la cromatina. Questa è molto condensata, vedete? Questi sono gli stoni che si assemblano e fanno i nucleosomi e fanno questa condensazione, questa fibra. E poi questa è la decondensata, la eucromatina con attività trascrizionale. Va bene? Quindi la risposta era tutte la E sostanzialmente. Scusate, sono tornato indietro, comunque avete capito. La E. Okay. Quale delle seguenti affermazioni riguardo la glicolisi non è corretta? Allora, conoscete la glicolisi più o meno, se siete in quinta liceo si studia in genere, è quel processo ossidativo del glucosio che parte dal glucosio, arriva a una tappa intermedia che arriva a una tappa intermedia che è appunto la gliceraldeide trifosfato e poi viene ossidato nuovamente a piruvato. Ok, c'è una prima fase appunto dal glucosio alla gliceraldeide trifosfato che è cosiddetta di preparazione, di investimento di ATP. Si investono due molecole di ATP per molecola di glucosio. La seconda, in cui il prodotto che sta prima del gliceraldeide trifosfato viene divisa in due, a questo punto abbiamo prodotto due gliceraldeide trifosfato, per ognuna di queste che viene ossidato a piruvato vengono prodotte due ATP e due NADH. Il bilancio complessivo è di due ATP e due NADH, appunto, perché abbiamo investito nella prima fase. Quindi, appunto la C è corretta. Ci sono tre tappe irreversibili, che sono quella da glucosio, glucosio 6-fosfato, quella da glucosio, da fruttosio 6-fosfato a fruttosio 1-6-bisfosfato, che vabbè, sono, dopo le vedrete nel dettaglio, quando studierete più a fondo, e l'ultima, da fosfenol piruvato a piruvato, anche questa è irreversibile. Cosa si intende per irreversibile? Ha un delta G, la reazione diretta ha un delta G molto minore di zero, cioè quell'enzima catalizza, per dire proprio termini bassi, molto bene quella reazione diretta. La reazione inversa ha un delta G positivo, cioè maggiore di zero, e quindi non sarebbe possibile effettuarla dallo stesso enzima. Non è detto che però ci sia una via alternativa, ed è proprio quello che avviene nella gluconeogenesi. Se non sapete cos'è la gluconeogenesi, si poteva ragionare sul termine gluconeogenesi, cioè è la reazione contraria della glicolisi. Ok? Se ci sono tre tappe irreversibili nella glicolisi, allora gli stessi enzimi della gluconeogenesi, la gluconeogenesi non può utilizzare gli stessi enzimi della glicolisi, almeno deve avere quei tre diversi e appunto usare vie differenti per bypassare queste vie, queste reazioni irreversibili. Quindi la B è corretta. LAMP. No, scusate, appunto chiedeva, vengono utilizzati gli stessi enzimi, quindi non è corretta, perché ci sono enzimi diversi nella gluconeogenesi. E qua c'è una slide. Vedete, questa qua è la glicolisi e questa qua è la gluconeogenesi. Le tre tappe che vi ho elencato vengono prese vie differenti. Ultima cosa, giusto a informare così, LAMP è un segnale di bassa energia, adenosin monofosfato, è come un ATP in cui vengono idrolizzato un pirofosfato, cioè due gruppi fosfato, ok? È un segnale di bassa energia e quindi la cellula capisce che ha poca energia e deve fare la glicolisi, ed è appunto un effettore positivo. Ultima cosa, gli eritrociti non hanno mitocondri, quindi l'unico modo che hanno è appunto la glicolisi, va bene? 30.
La 30 non c'è molto da dire, ok? È da imparare a memoria. Ci sono varie filastrocche che trovate su internet. Io ne uso una in inglese, ma ce ne sono diverse. Vabbè, io uso keep pond clean, cioè tieni lo stagno pulito, or froggy get sick, o la rana si ammala, get sick. Quindi se voi fate, poi col do davanti, do keep pond clean or froggy get sick, le iniziali corrispondono. Può essere uno, su internet ne trovate a valanghe, ok? L'importante è ricordarsi. Io questa cosa non me la ricordo mai, quindi meglio che me la impari però. E appunto la risposta era la 30. Vedete, do, dominio, keep, kingdom, pond, phylum, sì? Ok. Allora, do, keep, kingdom, pond, stagno, phylum, clean, classe, or, ordine, froggy, famiglia, get, genere, sick, specie, species, va bene? Chiaro? No, non c'è bisogno, non l'ho inventato io, niente applauso, grazie. Lo devo rifare? Non ho capito. Aspetta. Questo? Ah, vabbè, qua vi fa vedere appunto che... Ah no, qua vi fa vedere al contrario che la specie è contenuta nel genere, il genere è contenuto nella famiglia, eccetera, eccetera. Ok? Ok. Quale delle seguenti strutture è priva di nucleo? Allora, l'enterocita è un modo fancy, direbbe in inglese, un modo alternativo, per dire cellula dell'intestino, vabbè, particolari, poi cellule dell'intestino, comunque sì, si replicano anche molto, cioè molto frequentemente, quindi hanno il nucleo. Le piastrine, sapete che sono frammenti di cellule, non hanno nucleo. Gli eritrociti, ormai ci esce dalle orecchie, non hanno il nucleo. L'osteoclasto è una cellula implicata nel rimodellamento osseo. Eccoli qua, questi qua sono appunto gli enterociti, vi fanno vedere gli eritrociti e le piastrine, tutte loro due senza nucleo, gli eritrociti assolutamente, gli enterociti assolutamente con il nucleo. Gli osteoclasti sono implicati nel rimodellamento osseo, sono quelli che mangiano l'osso, ok? Hanno tanti nuclei, sono polinucleate, quindi sì, hanno il nucleo. E poi lo zigote che si forma, appunto come vi fa vedere qua, dalla fusione della cellula uovo e dello spermatozoo, e quindi sì, hanno, se vogliamo essere sottili, possono avere un nucleo, possono anche averne due, dopo dipende come prendiamo la classificazione di zigote, ma non ci compete al momento. Quindi, era la 2 e la 3 per capirci, ok? La E. Cos'è l'emofilia A? È una malattia X-linked, cioè sul cromosoma X, recessiva, ok? Porta alla mancanza del fattore settimo della coagulazione, quindi porta appunto, sapete, nella cascata di coagulazione, che non dovete sapere per il test, non imparate perché è inutile, il fattore 7 implicato appunto nella coagulazione è assente. Cosa porta? A malattie che causano difficoltà nel processo di coagulazione. La A sembra corretta, ma attenzione che vi dice cellule muscolari. Le cellule muscolari non sono implicate nella coagulazione. Non sono implicate nella coagulazione. Quindi per questo è sbagliata. Vi fa appunto vedere che è una malattia legata al cromosoma X. Domande? Tutto chiaro? Perfetto, no, vuol dire che sono chiaro. Un errore di non disgiunzione nel processo di mitosi. Attenzione alle due parole che ci sono nella domanda. Non disgiunzione, ok, è un errore che avviene durante l'anafase, appunto quando i cromosomi omologhi, i cromatidi fratelli, poi non entriamo nello specifico, si separano. Se c'è un errore in questo punto, è probabile che due rimangano attaccati,
Quindi una cellula avrà quel cromosoma due volte e l'altra cellula non ce l'avrà. Porta a malattie come Klinefelter, sindrome di Down e tutto questo nel processo di meiosi. Nel processo di mitosi porta, e soprattutto se stiamo, poi senza entrare nello specifico, se stiamo parlando appunto di spermatozoi, ovociti e spermatozoi ancora. Quindi escludiamo la A, la B e la D, perché sennò sarebbe stato meiosi. Le cellule polinucleate avviene sempre, è un problema dovuto durante la divisione cellulare a carico dell'ultima fase, che è la citochinesi. Ok, non so se vi ricordate di cosa sto parlando, nel momento in cui il citoplasma si separa, si forma quell'anello, quella strozzatura tra le due cellule, e le due cellule si separano. Se questo non avviene, rimane un'unica bella cellula, però con due nuclei. Ok? Quindi nessuna delle precedenti è la risposta. Perché la non disgiunzione non si intende la non divisione delle due cellule, ma si intende la non divisione dei cromosomi omologhi e dei cromatidi fratelli, dipende di cosa stiamo parlando. Fa vedere che non c'entrano niente queste cose. E appunto nessuna delle precedenti. La fosforilazione ossidativa. Che cos'è? È l'ultima fase della respirazione cellulare in cui c'è la bellissima catena di trasporto degli elettroni e in fondo l'ATP sintetasi. Non avviene nei procarioti, è sbagliato. No, abbiamo appena detto che non hanno mitocondri, ma la fosforilazione ossidativa la fanno attraverso la membrana cellulare. Ok, questo è proprio un dettaglio che prevede un'iniziale riduzione dei coenzimi NAD e FAD. No, semmai i coenzimi NAD e FAD li abbiamo ridotti prima. Durante la fosforilazione ossidativa li stiamo ossidando, ok? È un processo completamente esergonico? No. Si parla di processo accoppiato tra un processo endergonico e un processo esoergonico. Se ci pensate, ad esempio, la sintesi di ATP, cioè sintesi, è un processo endergonico. Ad esempio, ma posso portare altri esempi durante la fosforilazione ossidativa, quindi non è completamente esorgonico. Si serve di specifici enzimi, i citocromi, che pompano H+ all'esterno della cellula. È sbagliato per due motivi. No, vabbè. Intanto non sono i citocromi che pompano protoni H+, quindi già qua è sbagliata. All'esterno della cellula è discutibile, dipende dal tipo di cellula. Se è una cellula procariote potrebbe essere anche giusto, se è una cellula eucariote è sbagliato per due motivi. Quindi li pompa, lo sapete, nello spazio intramembrana del mitocondrio, tra la membrana interna e la membrana esterna. Nelle cellule invece procariote le pompa appunto fuori dalla cellula, come abbiamo appena detto. Si svolge sempre attraverso una membrana biologica. Sì, la membrana biologica ha quelle caratteristiche necessarie che permettono alla fosforilazione ossidativa di avvenire, perché ad esempio non permettono il passaggio di protoni H+, riescono a mantenere i due ambienti separati, e quindi sì, è necessario che ci sia la fosforilazione ossidativa, la membrana biologica plasmatica. E appunto la risposta alla E. Domande? Se avete domande specifiche, approfondite, approfondimenti, se riusciamo a rispondere, dopo, va bene. 35. Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti il catabolismo degli aminoacidi da ritenersi errata? Anche se la A sembra sbagliata, non lo è. Gli aminoacidi sono una buona fonte di energia, di una riserva energetica. Hanno uno scheletro carbonioso, soprattutto alcuni aminoacidi, che può fornire tanta energia se portata ad esempio nel ciclo degli acidi tricarbossilici. La prima fase è posta sotto il controllo di una reazione di aminotransferasi, adesso è inutile spiegarla, il gruppo NH3 che hanno gli aminoacidi viene trasferito a un alfa-cheto, l'alfa-cheto glutarato, tramite questa transaminazione, e poi si forma altre cose che adesso non vi sto a dire. Un intermedio del catabolismo degli aminoacidi è ancora un aminoacido. Sì, si formano altri aminoacidi. Quando appunto transaminiamo l'alfa-cheto a acido glutammico, cioè il glutammato, sostanzialmente quello ad esempio è un aminoacido, è un intermedio. Il coenzima NAD+ viene ridotto a NADH.
La seconda fase è il ciclo di Krebs. Vabbè, può essere il ciclo di Krebs, ma può essere anche il ciclo dell'urea, dipende come la vediamo. Comunque nel ciclo di Krebs, semmai, quando noi portiamo lo scheletro carbonioso al ciclo di Krebs, semmai facciamo il contrario, riduciamo una DH, scusate, riduciamo un AD più a una DH. Il coenzima NAD, sì. A questo punto, quindi ci conduce alla C. Sì, scusate, ho detto mi sa il contrario, cioè A, B, D ed E sono corrette, quindi l'unica errata è la C. Il gruppo NH3, appunto perché è altamente tossico, la cellula si è inventato di non liberarlo così a caso, ma di attaccarlo in modo specifico a determinati composti che poi nel ciclo dell'urea verrà portato fuori dall'organismo tramite appunto l'urea. Va bene? Questa è un po' complessa, lo capiamo. Vi lascio a chimica, direi. Ah no, scusate, alle ultime di specifiche, di un po' più specifiche di anatomia. Va bene? Buon proseguimento. Ok. Allora, buongiorno a tutti. Le domande di anatomia come le avete trovate? Allora, quella un pochino più complessa era questa, probabilmente. Allora, che cos'è il surfattante? Il surfattante è una miscela, sostanzialmente, di lipidi che viene prodotta a livello polmonare e serve per non far collassare i polmoni. Ok? Quando voi dovete respirare, la gabbia toracica si espande, vengono tirati i polmoni, vengono espansi. Ok? La forza che viene sviluppata dalla cassa toracica è insufficiente a espandere un polmone collassato. Questo si vede soprattutto, ad esempio, in clinica, quando vi trovate una persona con polmone collassato, bisogna riespanderlo meccanicamente, perché un polmone collassato non si riespande di suo. Ok? Il surfattante serve a evitare che il polmone collassi, altrimenti non potete respirare. Da chi viene prodotto? Dagli pneumociti di tipo 2. Ok? Le altre opzioni erano, ad esempio, i fibroblasti, che fanno un sacco di cose ma non c'entrano niente nello specifico. Poi c'erano i macrofagi e i granulociti che sono implicati nei fenomeni infiammatori. E poi c'erano i pneumociti di tipo 1, che fanno tutt'altra cosa, nel senso che sono impiegati nei processi respiratori di scambio gassoso a livello polmonare, ma non c'entrano niente con appunto la produzione di surfattante, che è prodotta dalle cellule di tipo 2. Le cellule di tipo 2 producono il surfattante ed eventualmente in caso di danno si differenziano in cellule di tipo 1, perdendo la capacità di fare surfattante, ma acquisendo la capacità di fare scambi gassosi. Ok? Quindi sono cellule di riserva e che producono il surfattante. D'accordo? Risposta corretta la B. La 37 era una definizione pura. Quindi o sapevate cos'è un'anastomosi, oppure lo scoprite adesso. Un'anastomosi è un collegamento tra due strutture arteriose, due strutture venose o due strutture di cui una è arteriosa e una è venosa. È un collegamento tra vasi. Ok? La scapola ha un sacco di strutture particolari con dei nomi particolari, ma non ha una struttura che si chiami anastomosi. Le fratture ce ne sono di vario tipo, ma non ce n'è nessuna che si chiami anastomosi. L'ingrossamento del ventricolo destro si chiama ipertrofia ventricolare destra. Ok? E il movimento dell'articolazione atelo-epistrofica è il ginglimo laterale o trocoide. D'accordo? Allora, qua vedete a livello della spalla c'è un'anastomosi, o meglio, ci sono varie strutture anastomotiche a livello della spalla, che sono queste, ok? Ad esempio. A cosa servono? Servono tendenzialmente quando si viene a occludere il vaso di comunicazione principale per evitare che si formi un'ischemia a valle. D'accordo? Se il vaso principale che collega
che va a irrorare, ad esempio, la parte inferiore della scapola, si occlude, le anastomosi bypassano il problema e permettono la perfusione. Se non ci sono le anastomosi, avete quello che viene in gergo chiamata ischemia e conseguenzialmente infarto. Ok? È quello che succede, ad esempio, nel cuore in caso di ischemia acuta. Si occlude un vaso, non c'è tempo di reclutare l'anastomosi e si ha l'infarto cardiaco. Ok? Quindi, opzione D. La 38, dove è possibile osservare le placche del Peyer? Allora, intanto potete già capire dalle varie opzioni di risposta che si trovano nell'apparato digerente. Ok? In particolare si trovano a livello dell'intestino, quindi tra le strutture proposte l'unica struttura che fa parte dell'intestino era l'ileo, e le placche di Peyer si trovano un po' ovunque nell'intestino, ma in particolare nell'ileo. Ok? Cosa sono? Sono degli aggregati linfoidi, quindi hanno un ruolo di protezione, sviluppano l'infiammazione e proteggono dalle infezioni. Ok? Sto aspettando voi, eh. Grazie. Dicevamo, allora, questa è la struttura della mucosa intestinale, che è una mucosa di tipo assorbente. Ok? È ripiegata in vari modi per massimizzare la superficie assorbente. Una delle particolarità del sistema gastrointestinale è quella di essere a contatto con l'esterno, ok? Sia dall'alto che dal basso. Questo implica che abbia bisogno di strutture che lo proteggono in vari modi. Uno dei meccanismi di protezione, ad esempio, è l'acidità gastrica. Okay? Un altro meccanismo di protezione sono le placche del Peyer. Un altro meccanismo di protezione ulteriore è la presenza della flora intestinale. Okay? Qui vedete le M-cells, che sono le cellule della placca del Peyer, che si trovano appunto a livello della base della fossetta intestinale. Ok? Risposta corretta la C. Ultime due. Allora, l'appendice vermiforme, a parte il fatto che non serve quasi a niente, nel senso che è un residuo vestigiale, è una struttura che contiene delle cellule di tipo immunitario, ma non serve praticamente a niente, tant'è che potete tranquillamente vivere senza. Non tutti ce l'hanno, ok? È soggetta a elevata variabilità anatomica, si dice. E la cosa per cui è famosa è perché può andare incontro a infiammazione acuta, quindi appendicite, e tipicamente ve la rimuovono chirurgicamente, ok? Dove si trova? La vedete in piccolo qua sotto. Nello specifico si trova a livello del ceco, che è la porzione iniziale del colon. Ok? A parte il fatto che può dare infiammazioni e viene asportata chirurgicamente, non ha nessun'altra funzione significativa. Rientrerebbe in tutte quelle strutture e complessi cellulari che servono per proteggere appunto l'apparato gastrointestinale dalle infezioni, ma è assolutamente trascurabile il suo apporto. Ok? Opzione corretta, la C. Ultima. Con cosa si articola lo sterno? Allora, questo è l'osso ioide.
La particolarità dell'osso ioide è che non si articola con nessun'altra struttura ossea, ok? È articolato solo con cartilagini e strutture muscolari. Quindi potevate escludere praticamente 3 opzioni su 5, cioè la C, la D e la E, perché c'erano l'osso ioide previsto tra le opzioni di risposta. Rimanevano la A e la B. Qui potete vedere la scapola. La scapola non si articola con lo sterno. Ok, si appoggia parzialmente forse sullo sterno, ma neanche, no, nemmeno. E, nemmeno con le coste si articola in realtà. Chi si articola con lo sterno sono le coste e le due clavicole. Ok? Le clavicole si articolano con il manubrio sternale, che è la prima porzione, le coste in parte con il manubrio e in parte con il corpo sternale, attraverso delle cartilagini. Ok? Risposta corretta la A. Se non ci sono dubbi e domande, vi lascio alla parte di chimica. Ok? Io mi chiamo Camille, vi spiegherò la prima metà delle domande di chimica. Allora, la prima domanda chiedeva stabilire quali delle seguenti affermazioni su ammine e ammidi sono vere. Allora, andando direttamente appunto ad analizzarle una per una, la prima afferma: gli ammidi non sono i derivati degli acidi carbossilici meno reattivi. Questa è falsa, in quanto gli ammidi, tra tutti i derivati degli acidi carbossilici, sono quelli più stabili, quindi meno reattivi, in quanto l'azoto è più stabile rispetto, per esempio, ad altri gruppi che contengono l'ossigeno, perché è meno elettronegativo. E invece poi abbiamo la seconda, dice: gli ammidi si ottengono per reazione irreversibile di un acido carbossilico con con ammoniaca. E questa affermazione è vera, appunto, perché è la reazione per definizione, cioè la reazione con cui si ottengono gli ammidi è questa. Poi la terza dice: un'ammina terziaria è più basica di un'ammina secondaria e di un'ammina primaria. Questa è falsa, in quanto per motivi sterici un'ammina terziaria è meno basica di un'ammina primaria e di un'ammina secondaria, perché avendo 3 gruppi alchilici, innanzitutto questi attirano gli elettroni del doppietto elettronico libero dell'azoto, che quindi è meno prono ad essere ceduto a un protone, quindi per manifestare un comportamento basico. Inoltre c'è un problema che a livello, quando si viene a formare l'acido coniugato, quando si forma appunto, quando l'ammina acquisisce il protone, sempre per motivi sterici, è più difficile che venga solvatato questo catione che si forma. Inoltre anche nella formazione stessa dell'acido coniugato è più difficile che riesca ad entrare il protone all'interno della molecola quando ci sono 3 gruppi alchilici. Quindi avremo che questa è falsa, perché sono le ammine secondarie e primarie ad essere più basiche delle terziarie. La quarta affermazione è vera, perché appunto le basi di Schiff per definizione si ottengono per reazione tra un'ammina primaria e un aldeide. Quindi la risposta corretta era la D, sono vere la 2 e la 4. Va bene, nella slide possiamo vedere la reazione di formazione delle basi di Schiff, in cui l'azoto funge da nucleofilo nei confronti del carbonio, del gruppo carbonilico, che è parzialmente cioè ha una carica parziale positiva, in quanto l'ossigeno è molto elettronegativo, attira su di sé i doppietti elettronici. Poi, quindi questa è la soluzione, la D. Per la 42, allora, individuare la risposta errata riguardo alla nomenclatura dei composti organici. Qui è semplicemente da conoscere le regole della nomenclatura, non c'è molto ragionamento in questa domanda. Infatti abbiamo che, allora, la A dice un'ammina si definisce terziaria quando 3 gruppi alchilici legano l'atomo di azoto. Per definizione è così, quindi è corretta. Un acido carbossilico ha come suffisso oico nella nomenclatura IUPAC, è corretta. Le aldeidi hanno come suffisso ale nella nomenclatura IUPAC, idem, corretta. Nella nomenclatura di un alchene si comincia a numerare gli atomi di carbonio a partire dal carbonio, io preciserei appunto
ad una estremità sempre, perché si comincia sempre da un'estremità, più vicino al doppio legame. Cioè non fatevi trarre in inganno che potrebbe sembrare che bisogna considerare il carbonio, per esempio, adiacente un doppio legame. Ci riferiamo sempre a un carbonio ad un'estremità in questo caso. E la E, quindi, per esclusione, è falsa, quindi è quella da assegnare in quanto la domanda richiede di indicare la risposta errata. Nella numerazione degli atomi di carbonio di un chetone, il carbonio che porta al gruppo carbonilico può essere numerato come carbonio 1 della catena. Falso, perché, adesso mostro la slide, la formula generale dei chetoni è RCOR', quindi non potrà mai essere un carbonio 1 quello che contiene il gruppo carbonilico, perché i chetoni, per definizione, hanno il gruppo carbonilico presente all'interno della catena, altrimenti sarebbero delle aldeidi. Ok, ci sono domande fino a qua su queste prime due domande? Posso andare avanti? Ok, quindi la risposta corretta qui era la E. La 43 dice: date le seguenti affermazioni, quale risposta presenta quelle corrette? Vabbè. Allora, la prima dice: una soluzione 10 alla meno 8 molare di acido acetico ha pH uguale a 8. Allora, noi sappiamo che si va, per calcolare il pH di una soluzione bisogna guardare il logaritmo negativo della molarità, e nel caso di acidi deboli, come in questo caso, bisogna moltiplicare il tutto nel calcolo per la costante di dissociazione acida. Però in questo caso, appunto, essendo a prescindere dal fatto che sia un acido debole o un acido forte, e in questo caso vi è una concentrazione così bassa di ioni H+, che quella che deriva dalla dissociazione, beh, adesso vi mostro, della costante, dalla dissociazione dell'acqua non è più trascurabile, quindi va aggiunta. In ogni caso, a prescindere dalla concentrazione molare di un acido in una soluzione, rende sempre la soluzione acida, a prescindere dai conti. In questo caso ricordatevi che quando dal calcolo vi verrebbe un pH che non è acido, bisogna considerare che c'è anche il pH, la concentrazione di ioni H+, che deriva dalla dissociazione dell'acqua, che sappiamo essere minima, però comunque presente, quindi contribuisce a rendere acida la soluzione. La seconda affermazione diceva appunto che l'ammoniaca è una base secondo la definizione di Bronsted e Lori, ma non secondo la definizione di Lewis. E in realtà è una base secondo entrambe le definizioni, perché secondo la definizione di Bronsted e Lori accetta uno ione H+. E invece secondo quella di Lewis mette a disposizione un doppietto elettronico per appunto acquisire uno ione H+, quindi cede un doppietto elettronico. Qui abbiamo messo anche che è una base di Arrhenius, perché libera ioni H+ in in soluzione. Se non volete confondervi le idee, considerate che l'ammoniaca non è una base secondo Arrhenius, perché le basi secondo Arrhenius contengono H- nella loro formula. Però effettivamente, una volta che viene messa ammoniaca in una soluzione, si libera comunque OH- nella soluzione, perché sottrae degli ioni H+, che derivano sempre dalla dissociazione dell'acqua. Quindi noi troveremmo comunque uno spostamento dell'equilibrio della soluzione in modo tale che venga resa più basica. Però per definizione non rientrerebbe proprio a tutti gli effetti tra le basi secondo la teoria di Arrhenius. Per cui noi abbiamo messo questa soluzione, però se è una sottigliezza, ecco. E per quanto poi la terza definizione dice, questa definizione, come anche la prima, è falsa, perché è una base secondo entrambe le teorie. Poi l'acido acetico e l'acetato di sodio, se in soluzione, danno sempre una soluzione a tampone. Questo appunto è falso, come potete vedere dalla slide, perché sì, è vero che formano una soluzione tampone, ma solo in precisi rapporti tra di loro per quanto riguarda le concentrazioni. Altrimenti non funziona, perché vi sarebbe uno sballamento, insomma, proprio del pH.
E infine l'ultima affermazione dice il pH di una soluzione 0,1 molare di HCl è pari a 13. Come potete vedere dal calcolo, in questo caso essendo un acido forte si fa semplicemente il logaritmo negativo della concentrazione molare senza moltiplicare per nessuna costante di dissociazione perché si dissocia completamente e otteniamo che il pH è 1, quindi il pOH è uguale a 14 meno il pH, quindi otteniamo 1. Domande? Cioè, quindi la soluzione è la E. Ok. Bene, la 44 dice se posto in acqua il vetriolo, altrimenti detto acido solfidrico, che ha un peso molecolare di 98 Dalton, va incontro a dissociazione totale, sì, appunto perché è tra gli acidi forti. Quanto varrà la sua massa equivalente? Allora, la massa equivalente bisogna appunto ricordarsi che è una, per definizione, appunto, è il rapporto tra la massa molare, la massa molecolare, volevo dire, sì, o comunque molare, sì, dopo ci sono varie, ricordatevi sempre di guardare bene tutte le definizioni, in questo caso sono proprio da ricordare per questi calcoli, e il numero di unità reattive che libera, in questo caso stiamo parlando di un acido, quindi ioni H+. Quindi si fa la divisione e si trova che la massa equivalente, cioè diciamo la massa che libererebbe un solo ione H+, non due, è la metà di una molecola, perché una molecola libera due ioni H+, quindi la metà di una molecola ne libera uno solo, ed è quella la massa equivalente, la massa che libera un solo ione H+. Ok? Bene, quindi la risposta corretta era la D. Bene, la 45 dice utilizzando quali delle seguenti soluzioni di acido è teoricamente possibile riportare molto vicino a 7 il pH di una soluzione contenente soltanto 20 ml di 0,1 molare di idrossido di calcio. Beh, innanzitutto bisogna ricordarsi che l'idrossido di calcio ha formula CaOH2, quindi Ca, il calcio è bivalente, quindi deve essere associato a 2 OH- perché per ottenere appunto questa base, che è una base forte, quindi si dissocia completamente. E, allora, innanzitutto possiamo già escludere la C, perché 20 ml di 0,1 molare di acido carbonico, noi sappiamo che se noi poniamo una base e un acido, prescinde dal fatto che siano forti o deboli, per il principio di Le Chatelier vi è uno spostamento della reazione in modo tale che alla fine vi è una dissociazione completa di entrambi, fino a che non si associano completamente tutti gli H+ e gli OH- per fare H2O, quindi neutralizzazione, e formare un sale. Però la differenza è che se noi parliamo di acidi e basi che non sono forti, i sali che si vengono a formare non sono sali, diciamo, stabili, ma tendono a riacquisire lo ione che hanno liberato. Per esempio, in questo caso abbiamo l'acido carbonico che ha formula H2CO3-, H2CO3, libera due ioni H+, CO3- andrebbe ad associarsi in questo caso con Ca2+, cioè CO3 2-, scusatemi, CO3 2- con Ca2+, e si formerebbe un sale. Però mentre il Ca2+, derivando da una base forte, non si riassocerà mai all'OH-, perché per sua natura tende ad essere a dividersi, a dissociarsi completamente, perché è una base forte, CO3 2-, derivando da un acido debole, tende a riacquistare l'H+. Di conseguenza renderà la soluzione un po' basica, quindi non ci sarà una neutralizzazione completa. E questo è il fenomeno dell'idrolisi salina. E, invece, negli altri casi, trattandosi in tutte le opzioni di acidi forti, non c'è questo problema. Si vengono a formare dei sali stabili che non si riassoceranno mai con i rispettivi OH- o H+. E quindi è solo una questione di diciamo, controllare le equivalenze. In questo caso ci conviene, essendo una base bivalente, l'idrossido di calcio, trasformare la molarità in normalità, quindi 0,1 molare, 0,2 normale in 20 ml. Quindi dobbiamo considerare gli acidi. Allora, acido solforico è anch'esso bivalente, quindi la sua normalità sarà 0,2 molare in 40 ml, per cui non funziona perché abbiamo 20 ml in più di quelli che ci servono, in cui ci sono, quindi c'è una quantità doppia di H+ rispetto a quelli che ci servono, quindi la A non è corretta. Per l'acido cloridrico il problema è opposto, abbiamo la metà degli ioni H+ che ci servono, perché la sua molarità è uguale alla sua normalità, perché è un acido monoprotico. E per quanto riguarda, vabbè, diciamo andiamo già all'altra sbagliata, l'acido solforico 20 ml in 0,2 molare,
In questo caso è la stessa identica cosa di prima, solo che al posto di avere avremo 0,4 normale, perché l'acido solforico appunto è bivalente, e quindi anche in questo caso avremo il doppio degli ioni H+ che ci servono. Quindi l'unica corretta è la D, perché si parla di un acido appunto forte che ha 0,2 molare in cioè 0,2 l'acido iodidrico ha 0,2 molare, che corrisponde anche al normale perché è monoprotico, in 20 millilitri, quindi la neutralizzazione è corretta, cioè le proporzioni sono giuste facendo i calcoli. Domande? Sì, c'è una domanda. Cioè, hai detto che se un acido forte, una base forte, appunto, cioè, quindi la corretta è appunto la D, perché sono stechiometri. Sì, però la differenza è che ho appena detto che l'idrossido di calcio è una base che ha 2 OH-, quindi l'acido cloridrico non basterebbe perché è monoprotico, quindi da 0,1 molare in 20 millilitri avremmo una quantità di ioni H+, che sarebbe la metà rispetto, cioè noi abbiamo idrossido di calcio che è 0,1 molare in 20 millilitri, però ho fatto la premessa di trasformare tutto in normalità. E quindi sarebbe 0,2 normale per l'idrossido di calcio, mentre per l'acido cloridrico, essendo monoprotico, la molarità corrisponde alla normalità perché ha un solo H+ per ogni mole. Quindi, cioè, appunto, se noi abbiamo in questo caso 10 alla meno 1 moli di acido cloridrico, non neutralizzerebbero le 0,2, cioè di acido BH+, non neutralizzerebbero le 0,2 moli di OH- che si liberano, perché ogni molecola di idrossido di calcio ne libera 2 di OH-. Altre domande? Ok, allora direi di passare a... Ok, quindi la corretta era la D. La 6 invece è abbastanza semplice, direi, basta conoscere 2-3 definizioni. Due elementi, trizio e elio, hanno uguale numero di protoni, elettroni, neutroni ed elettroni, neutroni e nucleoni. Io vorrei, cioè, spererei che intuitivamente tutti quanti capiscano che, essendo il identificativo di ogni elemento il numero di protoni, le prime due sono già da escludere a priori. Poi c'è la definizione di di numero atomico, vabbè, che quindi vi mostro già la slide, numero atomico, numero di protoni, che è identificativo di ogni elemento, mentre il numero di massa, che è quello che è posto sopra il simbolo dell'elio, è la somma dei neutroni e dei protoni, cioè dei nucleoni. E qui invece la definizione di isotopo è... sono atomi dello stesso elemento che hanno un numero diverso di neutroni. Quindi l'unica cosa che può variare, cioè che può essere in comune tra due elementi differenti, è il numero di neutroni, o al più la somma tra i neutroni e i protoni. In questo caso, facendo la differenza tra il numero di massa dell'idrogeno e il suo numero atomico, e il numero di massa dell'elio e il suo numero atomico, che è un'operazione che porta ad ottenere il numero di neutroni, vediamo che sono uguali nel numero di neutroni, quindi la risposta corretta è la D. A posto? Bene. Ciao a tutti, io sono Greta, sono del primo anno e adesso vi spiego l'ultima parte di chimica. La prima domanda ci chiede di calcolare la resa percentuale di questa reazione. Per prima cosa vado a calcolare in moli la resa che ho ottenuto, cioè la resa effettiva. Dunque, ho avuto 102 grammi diviso per 30, che è la massa molecolare, e mi dà 3,4 moli. Per calcolare la resa teorica, invece, devo vedere quante moli ho di reagente, dunque quante moli avrei potuto ottenere se avessi reagito tutto. A questo punto faccio 59,5 diviso 17, che è la massa molare, e viene fuori 3,5 moli. A questo punto controllo i coefficienti stechiometrici, dunque
avendo avuto 3,5 moli avrei dovuto ottenere di nuovo 3,5 moli perché i coefficienti sono 4 a 4 e di conseguenza la resa percentuale è semplicemente 3,4 fratto 3,5%, il che è 97,14, che approssimato è 97. Dunque la risposta corretta era la B. Sappiamo che i calcoli erano un po' difficili, però può capitare di avere dei calcoli che non sono proprio immediati a mente. La domanda successiva tratta invece degli orbitali e ci chiede di trovare quali tra le affermazioni seguenti sono corrette. Allora, la prima dice che gli orbitali ibridi sono orbitali degeneri. Scusate un attimo. Scusate il ritardo, ma è stato più complesso del previsto. Allora, risultati. Siete peggiorati, eh? Non di tanto, in realtà, ovviamente siete di più, probabilmente siete anche molti nuovi. Noi abbiamo aumentato il tenore delle domande. Allora, i risultati sono sempre in quartili, no? Vi abbiamo già spiegato il primo, vi do il risultato minimo in punteggio, quindi un punto e mezzo per quella giusta, meno 0,4 per quelle sbagliate. E, erano 750 schede raccolte, quindi un bel campione. Il minimo è meno 3. E il primo quartile, quindi il 25% di voi che ha totalizzato i punteggi più bassi e si trova fino a quelli che hanno totalizzato 16,7. La mediana è a 21,8 e la media è a 22 secchi. Il terzo quartile, quindi invece il 25% che ha fatto i punteggi migliori tra di voi, è a 27,6, eravamo a 30 la volta scorsa. Chi ha fatto invece il punteggio massimo, super bravo, ha fatto 54,6. E ce ne sono parecchi in realtà che si attestano a livelli molto alti. Ecco, adesso io vi lascio qua così anche le percentuali, così potete vederle con le risposte giuste. Comunicazione. Allora, ai numeri 479, 390 e 198. Non so se qui c'è qualcuno di voi. C'è quelli che ho chiamato? Ci sono? 479, 390, 198? Nessuno? Sì? No? Vabbè, perché si era inceppato, quindi l'abbiamo dovuto riscrivere, ma se non c'è nessuno di voi non vi dico come sono cambiati i numeri. Allora, cerco nelle altre aule. Buon lavoro! Allora, tornando alla domanda 48, ci chiede appunto di trovare quali affermazioni sono corrette. La prima ci dice che gli orbitali ibridi sono orbitali degeneri che si formano per combinazione di due o più orbitali atomici a energia diversa. Questa è corretta, è la definizione di fatto. Ricordiamo semplicemente che degeneri vuol dire isoenergetici, cioè che hanno la stessa energia. La seconda invece dice: nel caso dell'orbitale ibrido sp2, l'esponente indica il numero di elettroni presenti nell'orbitale. Questa è sbagliata. Il 2 indica solo che ci sono due orbitali di tipo p. Ci dovrebbe essere anche un 1 sulla s, ma viene omesso perché appunto è 1. Dunque vuol dire solo che ci sono due orbitali di tipo p e uno di tipo s. Di conseguenza capite anche che la 3, per lo stesso motivo, è corretta, perché sp vuol dire che è costituita da un orbitale di tipo s e uno di tipo p. La risposta corretta era dunque la B, 1 e 3. La 49 invece tratta l'isomeria geometrica e ci chiede di trovare quali affermazioni sono errate. Allora, la prima dice: due alcheni dotati di isomeria geometrica possono convertirsi l'un l'altro per rotazione intorno al legame, al doppio legame, a temperatura ambiente. Questa è falsa perché non c'è interconvenzione attorno al doppio legame. Invece la seconda dice che l'1,3-dimetilciclesano presenta isometria cis-trans. Questa è corretta. L'isomeria cis-trans si presenta in molecole con dei cicli che dunque impediscono la rotazione, oppure negli alcheni. Negli alcheni. Dunque capite anche che la 4 è errata perché abbiamo detto che gli alcheni lo presentano e questo è un alchene. Mentre la 3 è sempre errata, perché presentano proprietà diverse e infatti sono isolabili i due isomeri. Qui vi abbiamo messo anche le formule del dimetilciclesano e del suo isomero cis-trans e anche dell'alchene.
Ricordiamo che quando abbiamo isomeria cis-trans, cis significa che i due gruppi funzionali stanno dalla stessa parte, mentre trans che si alternano una dalla parte e una dall'altra. La 50 invece chiede di trovare i quanti grammi si ottengono da questa reazione, considerando che il cloro reagisce completamente. Allora, che reagisca completamente significa che tutte le moli che abbiamo in partenza verranno trasformate effettivamente in prodotto. Di conseguenza, prima devo bilanciare la reazione, dopodiché passo sempre alle moli dai grammi, dunque 17,5 diviso 70, che è la massa del cloro, da 0,25. Ma se controlliamo i coefficienti stechiometrici, vediamo che per ogni mole di cloro se ne sviluppa il doppio del prodotto. Di conseguenza non è 0,25 ma è 0,5, di conseguenza i grammi saranno 0,5 per la massa molare, fa 37. La risposta era la D. Abbiamo domande fino a qua? Andiamo avanti. La domanda 51 ci chiede di dare i nomi sia secondo la nomenclatura IUPAC che secondo la tradizionale. Allora, in questo caso, visto che è una domanda molto lunga, o è brutto da dirlo, ma la saltate perché al test non c'è che si può perdere troppo tempo, oppure andate per esclusione. In questo caso era meglio andare per esclusione. Ad esempio, la 3, vedete che ha dei numeri tra parentesi scritti in romano. Questa è sbagliata perché i numeri scritti così sono della nomenclatura di Stock, che però normalmente non viene trattata nelle tematiche del test, dunque potete stare tranquilli a riguardo. Dopo, la B e la D la dovete escludere perché c'è scritto manganato e non permanganato. In questo caso è permanganato perché quando si vanno ad attribuire i numeri bisogna sempre ricordarsi di attribuire prima i numeri di ossidazione, e in questo caso il manganese ha il numero di ossidazione più alto. Di conseguenza, secondo le regole di nomenclatura, gli va messo il suffisso per, dunque permanganato, e poi di potassio, che invece è il nome dello ione. Infine, la C la dovevate escludere perché c'è scritto tetraossigeno, non si dice mai ossigeno ma osso, o al massimo ossido in altri tipi di nomenclatura. Qui vi abbiamo messo le regole. Infine, la 52 ci chiede di calcolare un pH di un acido che però è diprotico. Allora, state sempre attenti agli acidi diprotici perché è sempre un tranello che viene messo nei test. Acido diprotico vuol dire che avrà due dissociazioni, di conseguenza il numero di moli che voi andrete a calcolare dovrà essere moltiplicato per due, perché è come se io avessi in realtà due acidi. Dunque, in questo caso, l'acido reagisce, dunque calcolo sempre il numero di moli, mi raccomando, dunque 4,9 diviso 98 fa 0,05 moli, però in questo caso è due volte, dunque sarà 0,1 moli. Come? Per calcolare il pH si passa in molarità, la molarità è il numero di moli sul litro di soluzione, di conseguenza qui l'ha fatto direttamente col 0,5 e ha moltiplicato dopo, ma si può fare in ogni caso. 0,05 diviso 1 litro di soluzione fa 0,05 molare, ma abbiamo detto è diprotico, dunque per 2 0,1 molare. Si calcola il logaritmo, dunque pH uguale meno logaritmo della concentrazione degli ioni H+, cioè meno logaritmo di 10 alla meno 1, che fa 1. E la risposta corretta era la D. Grazie mille. Ciao a tutti, mi chiamo Sofia e vi correggo le domande di matematica e fisica. Allora, un'equazione quadratica pura ha come soluzioni 0, due soluzioni opposte, 0, sempre due soluzioni, 1, nessuna soluzione, nessuna o due soluzioni. Allora, questo era semplicemente a ricordarsi una cosa di teoria. Allora, un'equazione quadratica pura è pura quando si presenta nella forma ax alla seconda più c. Perché non va? Sorry. No. Ok. Ax alla seconda più c uguale a 0 è un'equazione di secondo grado pura. Quindi le soluzioni saranno x alla seconda uguale a meno c su a,
quindi x manca al più o meno, x sarà uguale più o meno radice di meno c su a. Ovviamente le soluzioni esisteranno e saranno due distinte solo se meno c su a sarà maggiore di 0 e quindi la radice esiste. Se meno c su a fosse minore di 0 non avremo nessuna soluzione. Quindi la risposta corretta è la E. Ok, quindi nessuna o due soluzioni. Quattro sfere distinte tra loro hanno rispettivamente raggi lunghi r mezzi, r, 2r, 3r. Qual è la somma delle loro superfici? Allora qua bastava semplicemente ricordarsi che la superficie di una sfera è uguale a 4π greco r quadro. Ok. E quindi semplicemente bisognava moltiplicare i vari raggi dopo averli elevati al quadrato per 4π greco. Sì, dimmi. Prima, ok. Vabbè, non torna... Sì, vai, dimmi. No. Ok, ci sono quasi perché è rotta. Ok. Cioè, vabbè, è vero che non è specificato nei numeri reali. Sì, ma infatti tu hai o due soluzioni oppure nessuna nel caso in cui meno c su a, che è quindi quello che sta sotto alla radice, sia negativo. Sì, no, vabbè, sì, non è specificato. Vabbè, però di solito si sta sui reali, insomma. No, no, no. Vabbè, sì. Era da specificare, ok, nei numeri reali, però se non vedete scritto niente non andate a complicarvi la vita a pensare ai complessi, anche perché i numeri complessi non fanno parte del programma del test, quindi atteniamoci ai reali. No, vabbè, comunque. No. Ok, e... sfere, superficie della sfera 4π greco r quadro, quindi semplicemente levavate tutti i raggi al quadrato e sommavate e veniva 57π greco r quadro, quindi la risposta era la C. Banale. Eseguire la seguente divisione. Allora, si poteva algebra pura, si raccoglieva il 2i al numeratore in modo da isolare l'y meno 1 e renderlo quindi in modo da poterlo ridurre col denominatore. Si raccoglieva prima 2x per y meno 1 meno 2y meno 1 meno y alla seconda è il quadrato di un binomio e dopodiché si riduceva, si raccoglieva y meno 1 e si riduceva col denominatore e quindi si otteneva meno 2x più y meno 1, quindi la risposta corretta era la E. Ok. Determinare le rette generatrici del seguente fascio, k-1 per x più 2k più 3y meno k più 7 uguale a 0. Allora, l'equazione di un fascio di rette generico è dato da, non c'è scritto nella slide dopo, però in genere ricordatevi che è uguale a ax più by più c più k che moltiplica a'x più b'y più c' uguale a 0, non c'è scritto, scusate. A questo punto si svolgono i calcoli algebricamente in modo da isolare la k che raccoglie quindi x più 2y meno 1 e poi dopo l'altra retta sarà meno x più 3y più 7. Quindi le due rette generatrici del fascio saranno quella che moltiplica la k e l'altra. Quindi x più 2y meno 1 uguale a 0 e l'altra meno x più 3y più 7 uguale a 0. Quindi la risposta corretta era la A. Sì. Ok, ora abbiamo le quattro domande di fisica. Allora, si suppone di tirare una molla con la mano mantenendo l'avambraccio orizzontale a 90 gradi con il muscolo bicipite. Se il bicipite esercita una forza FB di 200 N e la mano si trova a una distanza dal gomito di, vabbè, LM 30 cm, calcolare la forza FM esercitata dalla mano sulla molla supponendo che la molla sia parallela alla direzione del muscolo.
Il bicipite è attaccato all'avambraccio e alle biè 3 cm dal gomito. Ora, letto questa cosa sembra un casino, invece in realtà semplicemente bastava applicare l'equazione delle leve. Allora, se noi pensiamo al braccio in cui l'avambraccio funge da leva, il gomito è il fulcro, abbiamo l'unica equazione delle leve che dovete ricordarvi, è appunto la forza del braccio per la lunghezza del braccio è uguale alla forza in cui viene applicata la forza applicata per il braccio, quindi la distanza dal fulcro in cui viene applicata la forza. Quindi semplicemente, poi nel testo vi scriveva già FB 200 N, IB 3 cm, M 30 cm, quindi cioè, vi dava già le lettere, insomma. Quindi vi ricavate FM, che era 200 N per 3 cm fratto di 30 cm, che era uguale a 20 N. Quindi la risposta era la B. Quindi appunto sì, questa equazione da ricordarsela per le leve. 20 N B. Ok. Con quale delle seguenti combinazioni di unità di misura si esprime la costante di Boltzmann? Allora, la costante di Boltzmann la troviamo nell'equazione dei gas ideali, PV uguale NKT. Se noi isoliamo la K, abbiamo che è uguale al prodotto tra pressione e volume fratto il numero di moli per la temperatura. A questo punto la pressione, forza fratto superficie, quindi noi la esprimiamo in newton su metri quadri, il volume lo esprimiamo in metri cubi e la temperatura, siccome la temperatura assoluta, la esprimiamo in Kelvin. Quindi a questo punto, riducendo i metri al quadratico e i metri cubi, otteniamo che K si misura in newton per metri su Kelvin. Quindi la risposta esatta era la D. Newton per metro diviso Kelvin. Le ultime due. Quali delle seguenti affermazioni riguardanti un qualunque campo magnetico sono vere? Esso è un campo conservativo, il suo flusso è sempre uguale a zero e la potenza che genera è in ogni caso uguale a zero, poiché per esprimere la forza di Lorentz si sfrutta un prodotto vettoriale. Allora, il campo magnetico è un campo conservativo? No. Il campo elettrico è un campo conservativo, invece il campo magnetico non è conservativo, ma possiamo anche aprire questo, perché appunto la circuitazione dipende dall'intensità della corrente generata al suo interno, quindi non è detto, cioè non è conservativo. Dopodiché sappiamo che il flusso non è sempre uguale a zero, perché dipende dalla superficie che attraversa il flusso. Per esempio, con la superficie di Gauss, quindi noi consideriamo una sfera chiusa, allora il flusso all'interno è pari a zero, però non sempre. E l'ultima invece, la potenza che genera in ogni caso uguale a zero, poiché per esprimere la forza di Lorentz si sfrutta un prodotto vettoriale. Allora, siccome la forza di Lorentz è la forza che compie un lavoro e quindi è quella che sviluppa potenza, e la forza di Lorentz è data dalla carica per il prodotto scalare tra... Scusa. No, è nullo se passa attraverso una superficie chiusa. Se... tipo appunto come il teorema di Gauss che si studia anche alle superiori. Se è chiusa, se invece è tipo una superficie aperta normalmente non è detto. Okay. Scusa, non ti avevo visto. E ok, la forza di Lorentz appunto è data dal prodotto tra la carica e il prodotto vettoriale tra la velocità e il modulo del campo magnetico. Se noi poniamo che la velocità e il campo magnetico sono sempre perpendicolari, allora la nostra forza, che è quella che compie lavoro, che quindi sviluppa potenza, sarà uguale a zero, quindi abbiamo che la potenza generata è in ogni caso uguale a zero. Quindi la risposta corretta, cioè è vera solo la 3, quindi la risposta corretta era la C. Okay. L'ultima, determinare l'angolo di riflessione del raggio in figura sapendo che N1, che è l'indice di rifrazione del mezzo 1, è uguale a radice di 3, N2, indice di rifrazione del mezzo 2 uguale a 1 e beta uguale a 60 gradi. Allora, la legge di Snell ci dice che il prodotto tra l'indice di rifrazione del mezzo 1 per il seno dell'angolo incidente è uguale all'indice di rifrazione del mezzo 2 per il seno dell'angolo
rifratto. Ora, ricordandoci che l'angolo incidente è sempre uguale all'angolo del raggio di riflessione, quindi nella figura che avete nelle vostre domande, alfa è uguale a delta, mentre invece questi due angoli sono diversi dall'angolo di rifrazione, che quindi era beta. A questo punto, con la legge di Snell, ci si ricava il alfa, che è l'arseno di 1 fratto radice di, sarebbe il seno di beta per n2 fratto n1, e quindi veniva il seno di alfa uguale a 1/2, che è quindi alfa uguale a 30 gradi. Quindi la risposta era la A.